sono stanco. Stanco ma convinto comunque di questa scelta. Voi sapete come la penso io riguardo a questo turbino di allenatori. Io ho sempre detto, ogni volta che abbiamo presentato un allenatore, a me è successo molto, molto spesso, che più o meno l'evento rappresenta quasi sempre un piccolo fallimento, tra virgolette, perché quando si cambia vita così spesso significa che teniamo per perdere di vista qualche cosa, o forse non riuscire a centrare i problemi di volta in volta, quindi si cerca sempre un dottore diverso. Questo è il quarto dottore che vi proponiamo, speriamo che possa stare con noi a lungo, perché di solito questa posizione tra me e Morto l'ho sempre portato una grande spiga. Cambiare subito allora. Infatti gli avevo detto che io ero il ladrone cattivo, lui quello buono, veniva di qui, io andavo di là, io sono il cattivone. Però è anche vero che insomma, si parte sempre con l'idea di fare delle cose ben fatte, scelte che siano ovviamente speculari a quelle che sono le esigenze e le ambizioni della nostra società. Sarei un'ipocrita se vi dicessi che stiamo flirtando con Stefano da un anno, da sei mesi, perché in realtà è un colpo di fulmine che è scoppiato velocemente, rapidamente, e in questi ultimi giorni è una trattativa che è decollata e alla fine si è conclusa. Anche perché diciamo, un matrimonio che segue un brevissimo fidanzamento, dove però è apparso che gli elementi per appunto arrivare al matrimonio ci fossero tutti, soprattutto da parte di Stefano, che ha palesato in maniera molto evidente la volontà e anche l'entusiasmo di tornare in una città dove evidentemente è stato bene, anche se in effetti a Ferrara mi pare di capire che stanno tutti bene, magari stanno un po' meno bene chi poi alla fine raccoglie i frutti della stagione, ma questo è un altro discorso. Quindi credo che Stefano sia una persona intanto diversa da chi l'ho preceduto, più giovane anche anagraficamente parlando. Quello che personalmente mi ha convinto più di tutto è che comunque, al di là del fatto che abbia allenato in categorie diciamo, inferiori, tra virgolette, alla C1, è comunque un allenatore con un curriculum che parla da sé, quindi è un allenatore vincente. Quindi, al di là del fatto che poi si dovrà misurare in una categoria chiaramente dove tutto diventa più difficile, siamo certi e persuasi del fatto che porterà comunque con sé questa sua peculiarità, quindi la positività che nasce da avere comunque un atteggiamento di un certo tipo e la convinzione che ovviamente si porta appresso una persona che è abituata comunque ad avere dei buoni risultati. Quindi questo credo che sia in realtà un elemento che potrà fungere da veicolo trainante per la nostra nuova avventura, al di là del fatto che vabbè, poi ne parleremo più di calma, magari anche in un'altra sede, perché oggi presentiamo solo l'allenatore direi, quindi parleremo più avanti di quello che potranno essere le aspettative, però ecco, un allenatore giovane che conosce la piazza, vincente. Un bell'uomo, aggiungiamo, no? Che non basta mai. E quindi niente, crediamo, ma ci abbiamo sempre creduto, quindi continuiamo a credere di aver fatto una buona scelta, poi come al solito sarà il campo a parlare. Non ho niente da aggiungere a quello che ha detto il Presidente. Per proseguire quello che stavamo dicendo prima con alla domanda che mi ha fatto, ripeto, è diciamo così, un obiettivo, un sogno, quello di ritornare qua,
chiaro che non ci si può fermare qui, il sogno era quello di poter allenare la SPAL in Serie A, perché è dove vogliono arrivare tutti e dove vogliono arrivare tutte le persone che sono ambiziose. Qua c'è un progetto, diciamo così, una ripartenza, un ricominciare dopo un certo periodo di 3 anni, si riparte con un nuovo progetto. Partiamo con i piedi molto piantati per terra, senza avere grandissimi grilli per la testa, però ripeto, sognare non costa niente, quindi le aspettative, pur essendo quelle di fare almeno mi hanno chiesto di poter portare allo stadio un certo tipo di qualità di gioco, di attaccamento alla maglia, di non risparmiarsi mai, questo cercherò di farlo, però all'interno di un progetto che alla fine, da quello che mi sembra, sia la ricerca un po' della serenità, della tranquillità un po' in tutti i sensi, che parte da una società e poi dopo che finisca sul campo, cercando di divertirsi, insomma, un po' questo è quello che mi ha chiesto il Presidente quando abbiamo parlato l'altra volta, l'attaccamento, diciamo così, ai colori sociali, alla maglia, e il fatto di, diciamo così, di condividere anche i momenti di difficoltà. Questi non sono momenti sicuramente facili per nessuno a livello, diciamo così, economico e generale, quindi ci si aspetta che la gente, la piazza, condivida le difficoltà e tutti assieme riuscire a fare qualcosa di buono, qualcosa di importante. Prego, chi vuole intervenire o fare una domanda? Ma io mi sono sempre sentito, sì, io i 4 anni che ho fatto da giocatore credo di averlo dimostrato con tutti i miei limiti, e quello che potevo fare l'ho fatto da giocatore, da capitano, poi alla fine così sono andato via da giocatore con grande tristezza, ma è stata una scelta un po' dovuta anche a momenti difficili, da tanti motivi, familiare, così. Adesso mi ripropongo in un'altra veste, so che è una veste comunque difficile, complicata, soprattutto a Ferrara. Sai cosa ti aspetta? Però sì, un po' sì, ma sono anche abbastanza incosciente per cercare di buttarmi in una nuova avventura. È chiaro, è normale che è un salto di qualità dal punto di vista della piazza. Io con la mia squadra ci sono arrivato in prima divisione attraverso un ambiente tranquillo, modesto, ma serio, professionale. E qua mi trovo sicuramente ad aver scelto di venire in un ambiente dove chiaro c'è un salto ad un livello superiore per quello che riguarda la piazza e i rapporti. A livello stampa si vede, a livello mediatico, a livello tifosi e tutto. E quindi non mi avrebbero lasciato andare via da là. È stata un po' una scelta soprattutto mia e quindi sono contento di essere qua. Dicevo loro, per i giocatori, in un anno praticamente ci si trova con quei giocatori uguali giocatori, perché praticamente il gruppo che avevamo vinto in Serie D ha vinto anche la seconda divisione con qualche innesto, così si troverebbe nel giro di un anno a fare 2 categorie di differenza. E sinceramente non me la sento di espormi per i ragazzi in un altro contesto completamente diverso. Poi qualcuno dei più bravi è anche sotto contratto, quindi non sono momenti adatti per spendere dei soldi, far spendere dei soldi alla società per giocatori col punto di domanda. Anche se musica per la nostra anche se per nei confronti di quei giocatori lì sarò sempre grato, perché era un gruppo quello e spero di trovarlo anche qua. Spero che riusciremo a costruirlo qua, anche qua, un gruppo che dal primo giorno d'allenamento non si è mai risparmiato, in ogni secondo d'allenamento, dal primo all'ultimo. Abbiamo ottenuto quei risultati lì, soprattutto grazie a questo, perché ho sempre avuto un gruppo a disposizione eccezionale che non ha mai risparmiato nulla. Ma dici piuttosto che squadra con tu, c'è Milan, del fatto che è attaccato alla maglia, però
personalmente anche che idee hai sul noi, piano non solo caratteriale. Non lo so se sarà possibile farlo qua, probabilmente magari all'inizio ci proveremo anche, però è due anni che, ma anche gli anni precedenti prima in Serie D, i risultati che abbiamo ottenuto là sono risultati attraverso la ricerca comunque della qualità. Poi non so se questa è una categoria che ti permette tanta qualità o meno, avevo qualche dubbio che lo permettesse la seconda divisione, l'ha permesso, abbiamo vinto. E poi bisogna vedere fino a che punto riusciremo a costruire una squadra di qualità, non lo so, sicuramente riuscire ad abbinare un certo atteggiamento agonistico a dei giocatori di qualità sarebbe, diciamo così, il top e l'ideale. Però la mia idea è quella comunque di cercare di proporre un calcio propositivo, sempre comunque con quello che accompagna da quando ho iniziato a giocare, quello comunque attraverso il lavoro, attraverso la difesa 4, la difesa 4, poi in base ai giocatori che riusciremo a tenere davanti o a trovare davanti, giocheremo. Ti è piaciuto tenere davanti? 4-3-3 o 4-4-2? Sì, ma tenere, perché credo che sia tenere davanti, insomma armaci piani ti farebbero felice. Sì, bisogna vedere chiaramente, dopo bisognerà valutare se saranno complementari, però certo sono due giocatori che sarebbero importanti, in quel caso lì si potrebbe fare un certo discorso tattico, nel caso in cui non si riuscisse ad averli si può fare un discorso diverso, un po' loro, quello che dico. Stefano conosce nessuno, ma questi giocatori sono stati... No, ho già visto una decina di partite, si è fatto dare già dal direttore, una decina di partite, 5-6-7 partite dell'anno scorso, qualche partita degli anni precedenti, proprio per valutare i giocatori che abbiamo parlato adesso, quindi per vedere un attimino così, un po' le caratteristiche che conosce di meglio, vedere un po' il percorso che hanno fatto in questa stagione qua. La domanda per il direttore, ci dicono, ci risulta che Pietri Biasi è firmato con la squadra. Davvero? Chiediamo se è vero. Non lo so, se lo sai te, io non lo so. No, ci dicono. Io, ci dicono persone. A noi ci dicono che non ha firmato. A noi. No. Non lo so se a voi vi dicono. È un giocatore che ti può interessare. Ma è uno dei giocatori che interessa. Adesso i nomi poi adesso si riscono. Adesso li affiancano tutti alla, perché vanno a vedere vecchi che ha avuto nei suoi sei. Ma lui non l'ha avuto, è un giocatore. No, però magari è stato avversario. Come ho detto a sua nonna che gli piaceva, allora vengono a scoprire. Da Verona mi hanno detto che lui avrebbe sì, detto ha già firmato. È della spazio. È della spazio. Sono parola. Sono contento. Cioè della spazio. Lo scopro oggi, mi fa piacere. Di sicuro. Forse che sono promesso. Una cosa volevo dire a proposito di Venti. È vero che è maturata la decisione negli ultimi giorni quando lui si è liberato, ma è altrettanto vero che Vecchi non è venuto così a sorpresa, perché ci è cascato in testa, era uno degli allenatori sui quali avevamo messo gli occhi un po' di tempo fa, nella panoramica che era stato fatto appunto anche il nome di Vecchi. Poi si era ritenuto che era inavvicinabile perché aveva un contratto con la Trentium, poi sembrava che dovesse avere delle offerte di categoria superiore che fortunatamente sono arrivate successivamente alla nostra, e quindi andrà bene. Questo sta a dimostrare cosa. Però la prima F. Sì. Tanto che c'era sulla pagina di corrispondeva. Quello che voglio sottolineare, che abbiamo parlato prima, il presidente ha detto ripartiamo per l'ennesima volta in un progetto, e così è vero, e la scelta di Vecchi è proprio in funzione di questo. Non è stata fatta una scelta solo perché Vecchi è giovane, allora magari qualcuno può pensare che costi poco o non costa niente. Uno che ha vinto qualche campionato qualcosa costa, e fa pesare che costa. Sei diventato esoso anche una volta, così. Stupo di tirare 500 euro. Prendeva un po' quelli prima. Prendeva un po'. Quindi dico che è stato fatto in funzione di un certo tipo di progetto. Quindi non è che abbiamo fatto, è vero che le nostre, come è stato scritto, letto,
scandagliato in precedenza le nostre risorse in futuro sono misurate, ma sono misurate, non è che sono misurate e siamo qui a che ci muoviamo uno solo con l'altro, sono misurate e dobbiamo stare dentro in questi che sono i nostri parametri. La scelta di far giocare i giovani non è perché dobbiamo prendere i contributi, non è funzionale ai contributi giovani, perché crediamo che dopo l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni di puntare su gente di esperienza, che con la quale soprattutto nell'ultimo campionato pensavamo di poter dire la nostra in funzione di playoff o vincitare il campionato, cosa che purtroppo non è avvenuto e quindi è risultato un anno negativo, vogliamo ripartire su nuove basi con dei giovani. Poi se i giovani, il nostro allenatore li farà giocare, guadagneremo i contributi, tanto di meglio. Questo però non voglio che passi il messaggio e giovani uguale contributi, assolutamente. Giovani uguale risorse nuove per partire da una base, da un progetto, da un programma che deve portarci a qualche risultato fra un po' di tempo. Chiaramente il primo anno non possiamo chiedere né la promozione, né i playoff, né chissà cosa. Gli chiediamo quello che lui vi ha detto poc'anzi. Attaccamento alla maglia, massimo impegno. Se vengono nessuno ci spiega su. Se vengono. Se non cominciare a dire che se vengono, che dopo tu, dopo la prima partita, sei stato tu a dirmi che. 3-2, seconda partita. Seconda partita, se titolo la tua telecronaca. Sovrani aveva già ucciso il giovane la seconda giornata. Ieri sera mi hai detto. No, avevo sentito la partita contro il Monza. Non bisogna far giocare i giovani, la società deve partire, far giocare i vecchi perché qui si No, gli ho detto una frase tipo la società ha fatto 30, adesso deve far 31. Ha fatto 35 la società, però ha ottenuto 0. E anche perché ha fatto 40. Sinceramente ci eravamo resi conto. Ci parto la domanda, io volevo fare anche la durata del contratto sottoscritto. Un anno. Ok. E un'altra domanda, prima Bartolo diceva una cosa giusta, i giovani poi non sono uguali agli incentivi, però sono uguali probabilmente all'entusiasmo, perché i giovani comunque portano una dose di entusiasmo che va comunque chiaramente controllata, come dicevi anche tu poco fa, sono per alti e bassi, però è un entusiasmo che secondo me deve essere un po' allargato anche un po' a tutto quello che circonda la squadra, perché adesso io guardo, non so se hai visto le ultime partite, c'è poca gente allo stadio, c'è un po' di scoramento generale, quindi forse anche quello non so se sia uno degli obiettivi su cui io credo che tu hai visto Ferrara poi un periodo in cui comunque sì, c'era già un po' più di seguito. Io mi ricordo anche di essere stato qua con lo Spezia a giocare l'ultimo di campionato della squadra che ha vinto l'ultimo anno, cioè ormai sono passati 20 anni, è l'unica squadra che ha vinto la prima di C1, è andata in Serie B e giocavo l'ultima di campionato con lo Spezia qua, e c'era 20.000, 18.000 tutti gli spettatori. Mi ricordo anche quando c'ero io che mediamente facevi comunque 5-6 mila e quelle poche volte che ho visto in TV, insomma, la gradinata vuota, la curva senza striscioni o senza un tifo organizzato, ma fa un po'... a me è dispiaciuto e immagino che dispiaccia più a chi la spalla ce l'ha nel cuore da tanto tempo, la vive proprio come qualcosa di sé. E quindi mi auguro che, è chiaro, so, è normale che tutto viene alle spalle di una squadra che diverte, che porta risultati, e forse a Ferrara c'è anche un certo scetticismo, ci vuole ancora qualcosa in più per portare la gente. Mi auguro che si possa ricreare, diciamo così, l'entusiasmo che anche in altre realtà sembrava morto e poi è esploso. Qua credo che veramente sia tutti in attesa di fare, non so, un miracolo, si continua a sognare cose che... Se posso permettermi una considerazione, in molti casi, perché sentendo un po' magari tifosi e comunque gente normale, c'è stato un po' di disamoramento, non nei confronti dei colori, della squadra, della sua storia, ma più che altro anche di chi comunque scendeva in campo, di chi comunque la rappresentava. Anche per certe cose di cui comunque si è parlato anche con Bartolo, con il presidente, di comportamenti eccetera eccetera, anche in questo caso la valutazione dei giocatori quest'anno era fatta anche in funzione delle qualità umane, poi si può sbagliare perché i giocatori, i ragazzi, non chiaro. Si conoscono quando non si ha, poi anche umano sbagliare, però ripeto, oltre che ad esserci una valutazione sotto l'aspetto qualitativo, sotto l'aspetto economico è normale, ci sarà anche una valutazione sotto l'aspetto umano, e poi però non è garanzia no, certo, di cosa.
però la speranza è quella di riuscire a creare un gruppo solido, un gruppo serio, un gruppo moralmente impeccabile, poi sbaglio.